Nella mattinata di questo venerdì, lavoratori della diamalteria italiana di Darfo Wario Terme hanno incrociato le braccia. Sul tavolo lo strappo compiuto da 11 associazioni datoriali che si sono rifiutate di firmare il rinnovo del contratto nazionale dell'industria alimentare, un settore che anche nel pieno della pandemia ha sempre garantito l'approvvigionamento alla piccola e grande distribuzione. Diamalteria ad oggi rientra infatti tra le aziende che ancora non hanno riconosciuto il nuovo contratto firmato lo scorso 31 luglio. L'intesa prevede un aumento salariale di 119 euro mensili a regime, a cui si aggiungono 5 euro di welfare e altri 30 euro che verranno erogati a tutti i lavoratori impiegati in aziende che non sono coperti dalla contrattazione di secondo livello, ovvero dal contratto aziendale. Fai CISL, Fly CGIL e Uila UIL hanno quindi deciso di riconfermare il blocco degli straordinari e delle flessibilità e proclamare le prime 4 ore di sciopero. Siamo qui perché rivendichiamo anche per i lavoratori di diamalteria e per tutti i lavoratori del settore alimentare l'applicazione del contratto nazionale firmato il 31 di luglio, contratto a cui hanno aderito solo 3 associazioni che comunque rappresentano la metà del settore e che man mano, a fronte degli scioperi e del blocco degli straordinari in giro per la Lombardia, ma in giro per l'Italia, man mano le aziende stanno aderendo. Noi abbiamo firmato quel contratto. Pensiamo sia un obiettivo raggiunto, equilibrato, sia per i lavoratori che per le aziende. Non abbiamo intenzione di firmare altri contratti, quindi l'aumento di 119 euro con tutta la parte normativa riteniamo che debba essere applicata a tutti, a maggior ragione in un settore che anche durante il lockdown ha dato un contributo fondamentale al paese, nel senso che come altri settori, a partire da quello sanitario, a quello della grande distribuzione, ha garantito comunque il prodotto per tutto quel periodo complicato per il paese. Chiediamo di aderire a questo contratto, che è l'unico contratto che a livello sindacale noi riconosciamo, perché al di là dell'aspetto economico, che è sempre molto importante per i lavoratori, c'è anche tutta la parte normativa che ha lo stesso valore rispetto alla parte economica. Non possiamo permetterci di lasciare i lavoratori scoperti del giusto adeguamento economico. Ma nello stesso tempo rivendichiamo più attenzione da parte di diamalteria anche in quelle che sono le relazioni sindacali, perché non ci possono essere delle relazioni sindacali se viene meno un pilastro fondamentale come riconoscimento del contratto nazionale di lavoro. Venerdì 16 ottobre il presidio si sposterà invece alla Ferrarelle.